Buonasera e ben ritrovati. Umanizzare sempre di più i luoghi in cui si attende una diagnosi, è questo l'obiettivo del Centro Salute Donna di Piazzale Torino a Piacenza, che cerca fondi al fine di decorare altre due stanze della struttura, dove ogni anno 36.000 donne si sottopongono allo screening, 10.000 alla mammografia clinica, 8.000 all'ecografia e 1.200 sono i trattamenti interventistici come biopsia e ago aspirato. Non ce l'ha fatta la 72enne coinvolta nell'incidente avvenuto ieri pomeriggio ad Alseno, dove aveva già perso la vita anche il marito Luigi Caselotti di 75 anni. La donna era stata trasportata all'ospedale di Parma, ma purtroppo ieri sera è deceduta. La biglietteria della stazione di Fiorenzuola chiuderà a breve. Questo è l'esito di una riunione avvenuta a Bologna oggi. Il sindaco Romeo Gandolfi si è detto però molto amareggiato e non ci sta, confermando che la biglietteria garantisce un presidio contro l'abbandono. Inoltre, a breve, il flusso di passeggeri aumenterà con la prossima apertura della scuola di fisioterapia, il completamento del nuovo ospedale e del polo riabilitativo. È stato l'intervento dei vigili del fuoco di Piacenza a salvare un cane lupo che nel pomeriggio di oggi ha infilato il muso in un muretto di cemento. La disavventura è capitata in un'abitazione di Vigolzone. I pompieri hanno provveduto a staccare il blocco e a liberare l'amico a quattro zampe, che ora sta bene. E proprio questa sera a Fuori Sacco si parlerà di benessere animale e sicurezza alimentare in primo piano grazie ai veterinari piacentini, ospiti del direttore Nicoletta Bracchi e del vice direttore Michele Rancati. Allo spazio rotative saranno Medardo Cammi e Paola Gherardi, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'Ordine Provinciale dei Veterinari, oltre a Marco Delle Donne, dirigente della Sanità Pubblica dell'ASL, Guglielmo Lanza, veterinario di Piacenza, e Lodovico Bertoli, allevatore. Appuntamento alle 21 di questa sera su Telelibertà, canale 98. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento.